Presidente, rimpianti enormi legati al primo tempo, sostanzialmente un notaresco a due facce. Ma sì, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, secondo me, sotto tutti i punti di vista, creando diverse occasioni. Purtroppo non riusciamo a concretizzarle, questo credo che sia il cruccio principale e forse i limiti della squadra, perché giochiamo, creiamo, poi però non facciamo gol. E se non fai gol le partite non le vinci. E poi il secondo tempo effettivamente siamo calati un po', ma abbiamo preso il gol nei primissimi minuti, quindi c'è stato sicuramente un contraccolpo psicologico. E poi alla fine comunque poteva anche il secondo tempo, pur non giocando bene, abbiamo creato 2-3 occasioni, il loro portiere credo che abbia fatto un paio di belli interventi, però questo ormai è l'andazzo delle ultime partite, non riusciamo a vincere, io penso anche per questo. Sul gol di Fuchi, sul pareggio del Sant'Arcangelo, secondo il presidente Di Giovanni avrebbe potuto fare meglio Monti? Ma guarda, io adesso non voglio infierire sul ragazzo perché sinceramente ci ha fatto benissimo fino adesso, insomma, penso che sia stato un infortunio, un leggero infortunio, ma non era un tiro irresistibile, però insomma è andata così. E il ragazzo deve ritornare ad essere quello che è stato le prime partite perché ha fatto veramente bene all'inizio, ci può stare perché è giovanissimo, quindi insomma non è che ce la possiamo prendere col portiere. Più che col portiere abbiamo fallito tante occasioni, quindi insomma il demerito va un po' diviso con tutti gli altri. Insomma, Vogliamo però da Salvatore un sorriso perché il bilancio è assolutamente lusinghiero, 30 punti. Assolutamente sì, avrei messo la firma all'inizio del campionato per questi punti, siamo la lieta sorpresa di questo campionato e spero di rimanerlo fino alla fine. La salvezza è il nostro obiettivo e quello deve rimanere. Però è chiaro che a questo punto ci dobbiamo giocare i play-off perché io ci credo, la squadra ci crede, la società ci crede e dobbiamo far sì che riusciamo ad arrivarci perché sarebbe veramente una cosa straordinaria arrivare a centrare i play-off. Rivisitando il 2018, prima di chiudere, due imprese, no? Col San Nicolò la salvezza sofferta ma strameritata e poi questa prima parte con 30 punti come abbiamo ribadito. Sì, se guardiamo l'anno solare 2018 devo dire che è stato un anno importante per noi perché ci siamo salvati l'anno scorso anche se ai play-out, però avevamo fatto un 2017 disastroso, quindi come 2018 abbiamo fatto tanti punti. È chiaro che questa nuova avventura è stata fino adesso un'avventura positiva, ma sono convinto che sarà anche nel futuro perché qui c'è una piazza, abbiamo uno stadio, insomma, quindi ci possiamo permettere di progettare anche un futuro più importante perché la piazza lo merita e quindi, mentre invece a San Nicolò purtroppo era ormai, credo che il mio tempo era finito perché quando non c'hai un impianto dove poter giocare e non c'era forse neanche più la società, è chiaro che dovevamo per forza cambiare, a meno che non sparisse il San Nicolò.